corso delle prossime ore. Intanto la regia vi propone in grafica la start list di questa prova, inseguimento che insomma ha dei veri e propri specialisti, li abbiamo già ricordati, soprattutto Bjørndalen, Furkad, Sventen, chiaramente Tarebo si sta facendo le ossa in questa specialità, lo stesso Bjørn Ferri ha ottima attitudine, Ferri che però parte con un zavorra di 1 minuto e 37 da recuperare, pettorale numero 26. Ecco, guardando un po' più indietro, la gara è passata da qualche ora. Bisogna stare molto attenti alla partenza perché sennò si incorre in penalità pesanti, come già sappiamo dopo quello che è successo nella prova a inseguimento delle Olimpiadi di Vancouver, dove fu molto bravo Ferri, se non vado errato, ad avvertire Schumann di quello che poteva succedere, perché c'era stata una partenza anticipata senza seguire in sostanza il cronometro. E ormai hanno preso le contromisure gli organizzatori della Coppa del Mondo IBU con dei sistemi che fanno sì che ci sia una stretta molto forte in caso di ingenuità del genere. Non c'è più, come era a Vancouver, il, chiamiamo così, addetto al cancelletto di partenza, si devono arrangiare gli atleti che devono partire in tempo, come vedete. L'americano lo ha fatto in modo regolare, Tim Burke. Insomma, bisogna davvero non distrarsi in una situazione come questa. A proposito della gara femminile, invece, poi seguiremo in differita l'inseguimento donne, dove si ripropone il duello tra Berger e Neuner, mentre è partito anche il primo degli azzurri, Dominic Windisch. A tutti è venuto in mente sicuramente il duello del 2008 nella gara con partenza in linea tra la norvegese e la bavarese. La stessa cosa ha poi detto chiaramente Neuner a fine gara, ha detto: ma sinceramente, vedendo come si è sviluppata la gara, è come se avessi vissuto un déjà vu. Déjà vu che tra l'altro si è confermato, perché poi a vincere è stata ancora una volta Neuner. Furkad si è portato su i norvegesi, davanti Cebo, poi Svensson e Furkad. È probabile che il trenino di testa che andrà a comporsi, Bergman non è uno abituato a partire fortissimo nel primo giro e poi non avrebbe comunque senso, farà sicuramente differenza in termini di andatura. Ci sono, c'è il tandem della Repubblica Ceca dietro Sokup e Schlesinger, che magari insomma, forse coadiuvato da Bjørndalen cercherà di darsi una mano per non perdere troppo terreno. Però a vedere le condizioni di gara, mi pare davvero che oggi senza vento potrà cambiare parecchio al poligono. Tanto Bergman su Taribo ha ancora un vantaggio di 7 secondi e mezzo, quindi in realtà da dietro non stanno guadagnando tanto, soprattutto Bo non sta guadagnando tanto, chi guadagna è Martin Furkad, che è partito con 16 secondi, ma d'altronde aveva riferimento dei due norvegesi, ha riferimento dei due norvegesi davanti. Bailey 21 secondi di ritardo, quindi quasi 22 rimangono tali. Dietro abbiamo Birbacher in compagnia del duo della Repubblica Ceca, ma c'è subito Bjørndalen che si trascina dietro gli altri. Bjørndalen con Lars Berger, anche questo è sicuramente un trenino molto interessante, si fa sfilare Sven Grosseger e poi più indietro Tim Burke. Comunque Bergman non sta in sostanza perdendo da nessuno se non da Martin Furkad, questo è un po' il discorso dopo il chilometro e tre, dopo il primo riscontro rispetto ai distacchi che avevano in partenza. Ricordo che i distacchi sono ovviamente ricavati dall'ordine d'arrivo della sprint, mentre la regia torna di nuovo
su Carlion Bergman, sposato con la Ekeland, che appunto è in dolce attesa. Si aspettava probabilmente di più dalla Ekholm in casa Svezia. Il giorno della vittoria di Bergman non c'erano tantissimi spettatori, che però sono arrivati, chiaramente hanno risposto ai buoni risultati ottenuti anche dalla Nilsson con il podio nella gara individuale. C'erano circa 2500 persone, se non ricordo male, in settimana quando ha ottenuto il podio la Nilsson. Mi pare di aver letto qualcosa del genere. Tanto qui siamo ai 200, dove la situazione in sostanza non è variata, si è composto il trenino Bo-Svensson-Furkad, ma con Bergman che sta tenendo un ritmo piuttosto sostenuto. Vedremo se poi questo avrà davvero un senso al poligono. Dietro invece a tirare c'è Schlesinger insieme a Birbacher e Sokup. E poi Björdalen che ha rosicchiato qualcosa. Sono 45 secondi di distacco. Siamo al poligono però. Comunque Björdalen sta tenendo un buon passo. Lui ha, ripeto, particolare feeling con l'inseguimento, ha vinto in tutti i format, però questo forse è quello che gli ha regalato di più. Errore di Bergman, viene strozzato l'eco, il tifo degli svedesi. Apre male anche Tarevo, che insomma ha avuto qualche problema soprattutto nell'individuale, nelle serie a terra. Bene Svensson che quindi scavalca Bergman e si lascia dietro Bo, tiene il suo passo Martin Furkad. Quindi abbiamo Svensson e Furkad al comando davanti al momento a Bergman, ma bene il mancino Bailey che ha recuperato su Bergman. Errore ad aprire di Berger e di Grossegger, disastro per l'austriaco. Sbaglia anche Björdalen il quarto bersaglio, non sbaglia Sokup. Bene i cechi, anche Schlesinger senza errori. Un giro per Björdalen, Burke 5 su 5, Grossegger affonda nella prima serie. Adesso vediamo gli altri al poligono. Intanto vedete che il vantaggio di Svensson e Furkad è di pochi secondi. Bailey è un po' più indietro rispetto a Bergman. E adesso vedremo nel giro cosa succederà, se Bo avrà la forza di avvicinare Bergman. Tanto un paio di errori di Graf. Ci sono anche i due azzurri al poligono. Boeuf senza errori, anche Mesotic, uno per l'Undertinger. Bene anche Ferri. Sono tre errori per Dominic Windisch. Seguiamo Hofer. Hofer che trova anche l'ultimo. Bene, bravo Lucas. 5 su 5 per lui. Hofer che è stato 31esimo nell'individuale e non ha sparato male. Magari il rendimento sugli sci, la sua forma non è ancora quella dello scorso anno. Però insomma l'importante è che dia questi segnali a terra soprattutto. Poi si può sbagliare in piedi, però lui lì ha una fiducia insomma che è sconfinata anche quando sbaglia. Hofer ha recuperato 8 posizioni, è 20esimo. Tra l'altro si è fatto sistemare dallo zio il calciolo da Östersund, dove vediamo che Bergman adesso chiaramente fa fatica in questo giro, soprattutto perché davanti ha i due atleti con il miglior passo sugli sci. Anche Björdalen, ripeto, sta dimostrando di essere in forma, però insomma è indiscutibile, qui abbiamo davvero il top del top davanti, anche perché poi non hanno sbagliato, sono in fiducia Svensson e Furkad, e non è da escludere che questo possa essere davvero il duello della
della stagione, direi. Ce lo aspettano in molti, probabilmente, che tutto ciò accada. Intanto io ne approfitto, mentre vedete i tempi di distacco, per raccontare una storia che credo, insomma, verrà poi ripresa, se il futuro, come dice Staffan Eklund, sarà davvero roseo per Emily Larsson, una ragazza, insomma, che ha buon talento al poligono, deve migliorare sicuramente nell'aspetto sugli sci. Ha commesso un solo errore nella prima gara della stagione, in cui in sostanza ha migliorato di 40 posizioni il risultato ottenuto nella precedente apertura stagionale, quella dello scorso inverno a Östersund. Si è piazzata a 21esima e chiaramente la stampa svedese era più interessata al secondo posto della Nilsson che al settimo della Ekholm. Però, mentre qui ci avviciniamo al poligono, è venuta fuori una storia veramente tragica, drammatica, perché praticamente 4 anni fa, quando la ragazza stava provando a casa una sessione di tiro, d'allenamento, adesso non so bene quale sia il contesto, insomma, di allenamento, se abbia un poligono a casa, non lo so, sta di fatto che credo insomma stesse facendo comunque una prova con la vera carabina, e purtroppo è partito un colpo che ha ucciso la sorellina di 9 anni. Adesso, insomma, Maya, la sorella di questa ragazza, che, insomma, ha la forza di gareggiare. Comunque poi magari andrò a approfondire la vicenda. Adesso qui c'è il poligono da seguire. Svensson è formidabile, direi mostruoso oggi. Tempi di esecuzione notevole. Bergman questa volta non sbaglia. Un po' più lento Martin Fourcade, e non so se questa strategia oggi può pagare, se non arrivano gli errori in piedi da parte di Svensson. Però vedete che il vento oggi non è un fattore, perché ci sono pochi errori, soprattutto in questa seconda serie. Probabilmente hanno registrato un po' i parametri gli atleti dopo il primo poligono, che è sempre quello un po' più a rischio, pensando all'azzeramento. Davvero pochi errori. Anche Belli sta facendo una grandissima gara. Sbaglia l'ultimo Björdalen, questo è pesante. Non sbaglia invece Lars Berger. E in questa seconda serie hanno sbagliato, e una sola volta, Sokup e Schlesinger. Quindi passo indietro per il duo ceco. Björdalen, Greis. Anche Lars Berger recupera posizioni. Peraltro partito con il pettorale 11, ma le recupera qui in particolare. Attenzione a Ferri che non sbaglia. Ferri partito col pettorale 26, quello che sta facendo il miglior recupero. Schumann questa volta non sbaglia, ha commesso un errore nella prima serie. La grafica non ci dà più riferimento su Hofer, ma comunque 9 su 9. Prende anche l'ultimo, bravo Lucas, nelle due serie a terra, molto bene. Hofer insieme a Ferri è quello che sta recuperando. Disastro invece per Brozven, che ha commesso 3 errori dopo essere stato perfetto al primo poligono. 2 errori finora di Björdalen. Il problema per il norvegese in questo inizio di stagione non sono gli sci, ma il poligono. Hofer si trova in 21esima posizione. Sbaglia Simon Fourcade, che stava tentando un recupero, non dico la pit-in, ma poco ci manca, perché ormai bisogna dire potrebbe passare il concetto del recupero alla pit-in. Tanto sbagliano i due fratelli Windisch, un errore per Dominic, ha aperto male Marcus invece. Fermiamo qualche istante. Sto raccontando prima, mentre torniamo in diretta da Östersund, con Fourcade insieme a Bergman, davanti c'è uno scatenato Svensson,
In sostanza è stata una serie di incredibili coincidenze, non è che è successo mentre si stava allenando la sorella maggiore, appunto Emily Larson, ma semplicemente era rimasto un colpo in uno dei quattro caricatori della carabina, in qualche modo non si sa perché questo caricatore è stato inserito nella carabina e insomma la fatalità della bambina che insomma è stata vittima di questa serie di coincidenze. Svensson comunque viene recuperato da Fourcade. Ci fu la scorsa estate del 2010 un incidente un po' diverso invece in Russia che costò la vita a un altro giovane biatleta, in quel caso comunque un ragazzo giovane. Non succedono francamente mai questo tipo di incidenti, però bisogna veramente controllare più e più volte. Una volta è accaduto anche alla Henkel che partisse un colpo accidentale, per fortuna senza nessun tipo di conseguenze. Comunque si è ricompattato il trio di testa praticamente grazie a Martin Fourcade. Svensson evidentemente non ha voluto forzare, mi aspettavo qualcosa di diverso in questa circostanza da parte di Svensson, chiaramente. Svensson che comunque uscendo dal poligono aveva un vantaggio, insomma era di 10 secondi su Fourcade. Fourcade che si è riportato sotto piano piano, regolarmente, che ha dimezzato a 4 secondi e 6, e adesso si trovano ad affrontare il terzo poligono insieme. Tarja Ibo insieme a Beli è a una ventina di secondi di distacco, arrivano anche loro al poligono. Non c'è praticamente vento. Bergman velocissimo, riparte davanti, mette pressione agli altri, Svensson sbaglia. Vediamo Fourcade che la mette sulla precisione, concedendo magari tempi di esecuzione non velocissimi, però c'è Fourcade, davvero micidiale. Dei primi tre è l'unico a non aver sbagliato. Un errore anche per Lowell Bailey, mentre non ha sbagliato Tarja Ibo, che quindi recupera su Svensson. Errore per Burke, il primo di giornata. Vediamo Lars Berger che ha concesso un solo errore a terra, si è preciso come nelle freccette elettroniche. Sbaglia l'ultimo anche lui, come Svensson in questa serie, come Björdalen nella precedente. Più che altro un fattore psicologico credo, non tanto tecnico. Altri due errori di Schlesinger, fanno tre in tutto. Bene Weger che prende anche l'ultimo e quindi recupera altre posizioni, è perfetto finora al poligono, l'unico insieme a Fourcade. Sbaglia Bierbacher, per lui è l'errore numero 3, altro errore per Björdalen, come sopra, tre errori. Greis sta facendo la sua buona prova al poligono, 14 su 15. Male Fack in questa serie in piedi, sembra ripetere un po' la prova di ieri. Ferri ha commesso il suo primo errore, come anche Hofer che comunque limita i danni, 4 su 5. Anche per Schemp c'è il primo errore di giornata. Seguiamo quello che combinano Pfeiffer e Ustigov, sbaglia il russo e anche Pfeiffer. Non era il primo errore di giornata per entrambi, 13 su 15. E Hofer è a ridosso delle prime 20 posizioni, gli altri italiani sono parecchio più indietro. Dominic Vindici in tutto ha 4 errori, Marcus ne ha 2, viaggiano intorno alla 50esima posizione. De Lorenzi è in coda al gruppo con 3 errori finora, in due serie chiaramente per gli altri azzurri. Chiaramente la regia torna su quello che accade davanti,
con Bergman che ha un vantaggio di 7, aveva un vantaggio di 7 secondi su Furcati, che però lo ha del tutto ridotto, mentre Bo, vediamo un po', passa adesso Svensson con un ritardo all'uscita dal terzo poligono di 7 secondi, che mi pare non abbia così tanto limato. Furcada ne ha, Furcada davvero sta facendo la voce grossa, è andato a scavalcare Bergman. Furcada già vincitore dell'individuale, quarto nella sprint, e qui cerca la seconda vittoria stagionale. Ciclone francese, davvero, si è abbattuto sulla squadra Norge. Svensson continua ad avere quei 7-8 secondi di ritardo da Bo. Tutti e due recuperano su Bergman. Bergman prova a tenere il passo e non può fare altrimenti di Furcada. Bisogna vedere poi se questa è una situazione che potrà reggere soprattutto all'ultimo poligono. Furcada non è al 100%, non sta spingendo a tutta, sicuramente sta tenendo un ritmo alto, anche perché Bo aveva un ritardo di 18 secondi che è diventato di 14. Svensson si sta, mi pare, avvicinando a Taribo. In questo tratto ha guadagnato almeno un paio di secondi, anche se lo vedo abbastanza tirato Svensson, e non lo so se sta guadagnando. Adesso avremo un altro riscontro. Bergman comunque è rimasto insieme a Furcada, riesce ad affiancarlo, ad allargarsi quasi, quindi in quel tratto di fine discesa non stava andando al massimo Furcada, che di nuovo torna però a spingere. L'ultimo rilevamento c'erano 14 secondi e 6, sono scesi, ma insomma non ha guadagnato tanto Taribo, meno di un secondo. Svensson è a 20 secondi, quindi anche lui non sta guadagnando molto nei confronti di Taribo. Nell'ultimo giro francamente quello che mi sembra che possa dare di più è Furcada, insieme forse a Bo. Svensson lo vedo un po' tirato, non credo si stia nascondendo perché non c'è niente da nascondersi. Ovviamente invece al poligono quelli che possono azzardare di più sono proprio i norvegesi, e forse lo farà ancora di più a maggior ragione visto che deve recuperare Svensson, però vediamo. Eccoci qua al poligono finale, quello decisivo. Furcada a livello di poligono, insomma, finora una tappa da marziano. Sbaglia Bergman. Si gioca al podio Bergman, con tre errori, addirittura il gesto alla Poirée quasi, pazzesco, Martin Furcada. Mi sembra tanto di rivedere Poirée di Anterselva, credo, che roba. Adesso oltretutto Furcada sembra aver invocato anche il vento, che fa sbagliare Svensson e Taribo. Si è alzato il vento improvvisamente e va in fumo anche la gara in qualche modo per Taribo, perché da dietro ci possono provare. Certo, non sono francamente gli specialisti giusti per farlo, però hanno sbagliato tutti pesantemente, e invece mostruoso Martin Furcada. Quel gesto credo che lo rivedremo. Chiude un fine settimana mostruoso, bene Sokup.
Attenzione al pirata. Sbaglia però il quarto. Vegar macchia un po' una gara che davvero si sta facendo interessante. Svensson il podio lo porta a casa. Vediamo dove sono Boe e Bergman, però sono lontani. E più passa il tempo e più chiaramente questa situazione fa il gioco di Sokup. Sokup è grandissimo fine settimana, ha cominciato col 17° posto, settimo, e adesso ci prova per il podio. Il vantaggio è francamente insomma di sicurezza, che tenga o meno il passo di Svensson. Furkad prima gara senza errori, però nelle altre ne ha concesso uno solo, e qui vediamo il gesto della Poiret. Ha vestito i panni del finora più celebre connazionale. Non è da Furkad, francamente, non è da Furkad. È che in questo momento io credo si senta talmente forte che non sta facendo fatica, cioè lo si vede anche al poligono, non è per niente irrigidito, è molto rilassato, e questo gli viene tutto dalla fiducia. Un errore nell'individuale, un errore nella sprint che lo ha tenuto fuori dal podio, ma sarà difficile tenerlo fuori dal podio quest'anno. Sono dolori per i norvegesi. Qui c'è Bo e Bergman. Questo è il format di gara, almeno risultati alla mano di Furkad, perché arriva la quarta vittoria della carriera nell'inseguimento per lui, che ha completato la collezione di vittorie nelle varie discipline del biathlon. Pazzesco il gesto di Furkad. Faccio fatica a pensare ad altro, ovviamente andiamo a vedere anche quello che è successo poi negli altri poligoni, che ho un po' trascurato il resto della situazione, perché Hofer è 19 su 20, quindi una gara molto molto positiva nell'inseguimento. Si trova al momento in 14ª posizione e dovrebbe comunque difenderla, lotta per entrare nelle 15, partito col pettorale 28. Bergman ha sciupato una buona prestazione, come insomma gli è accaduto già spesso purtroppo, soprattutto sui quattro poligoni. Devono lavorare molto comunque i norvegesi al tiro, perché tutti quanti, soprattutto in questo caso, in questa gara, nell'ultimo poligono hanno sbagliato troppo. Anche Bjørndalen, 4 errori nell'ultima serie, 7 in tutto. No, bisogna cambiare qualcosa al poligono per i norvegesi, perché ci sta che Berger ne sbagli 2, però Svensson comunque si è difeso, ne ha sbagliato solo 1. Bo 2 nell'ultima serie, direi che non ci siamo. Sokup resta per il momento insieme a Svensson. Bergman e Taribo sono troppo lontani, lottano per la quarta piazza. Svensson sta aspettando di piazzare la stoccata, da quello che si può capire. Intanto Marcus Vindice senza errori nell'ultima serie, adesso facciamo il punto anche sugli italiani. Dominic è scivolato, in tutto 7 errori, ne ha commesso un altro nell'ultima serie, è scivolato intorno alla 46ª posizione. Non lontano c'è Marcus in 50ª. De Lorenzi si è fermato dopo i 3 errori iniziali, d'altronde non aveva molto senso partendo così lontano. Mentre se la può prendere comoda assolutamente Martin Furkad, inizio di stagione davvero impressionante per il transalpino. E qui c'è Svensson che non riesce ad attaccare, però Sokup tiene alto il ritmo. Furkad arriva così a 8 vittorie in carriera. Quota 8 raggiunge l'allenatore bielorusso Siber,
e Viktor Maigorov. E addirittura rischia di farsi staccare, si vedeva che Svensson era un po' in difficoltà, può e ha tutto il tempo per farlo, raccogliere un tricolore francese, l'inchino, gara ancora una volta pazzesca, questa volta davvero perfetta perché non ha neppure sbagliato. Svensson adesso però affianca Sokup, Sokup che è tirato, Svensson ha qualcosa in più nel finale, si è arreso Sokup, si accontenta tra virgolette del terzo posto e Svensson raccoglie un altro podio, adesso volata per la quarta piazza tra i due delusi. Bergman si allarga, Bergman ha un buon finale. È una quarta piazza consolatoria, non ce la fa Bergman, Taribo controlla la volata e si piazza al quarto posto. Beh, sicuramente Fourcade comincia a dare segnali piuttosto netti ai suoi avversari, che sono poi Svensson e Bo. Birbacher ha vinto la battaglia con Weger, Weger comunque tiene un buonissimo piazzamento, settimo, bravo Lars Berger, ricordiamo che la scorsa stagione non ha potuto concludere le ultime tappe per un problema al ginocchio, il quale è stato poi operato. Anche Tim Burke direi può essere soddisfatto, fa qualche miglioramento rispetto alla sprint, un altro piazzamento da primi 12 per lui. Greis chiude la classifica dei 10. Ebbene Schemp che ha fatto una grande rimonta. Schemp pettorale 35, ha recuperato 24 piazze. Il tredicesimo posto di Belli è il suo peggiore della prima tappa, pensate un po', tre piazzamenti nei 13, due piazzamenti da top 10. Ferri comunque insomma, dimostra di avere feeling con questa gara, nonostante i due errori distribuiti nelle ultime due serie in piedi, comunque ha recuperato 12 posizioni. Poi Hofer nei 16, miglior risultato stagionale in campo maschile e per Hofer. Beh, insomma, Hofer chiude con il suo miglior piazzamento di tappa, può guardare Ockwilsen credo con positività. Bene anche Ustikov che ha recuperato tanto, era 42 di pettorale, nonostante i tre errori Ustikov sembra avere comunque una buona condizione, deludente Bjørndalen invece nella sua gara soltanto 27esimo. Bjørndalen che non ha raccolto punti nell'individuale, miglior risultato per lui della settimana al nono posto della sprint, insomma da rivedere Bjørndalen, nonostante poi quello che è stato il pronostico, così la profezia di Lars Berger. Arriva Brosven, anche Simon Fourcade insomma ha avuto la forza di andare a punti nonostante partisse col pettorale 59, 30 posizioni recuperate, 19 ne ha recuperate anche Makovev che è finito davanti a lui. Stesso Moravec con un solo errore da 48 a 25. E qui c'è Martin Fourcade. Eder, anche lui 19 posizioni recuperate con un 19 su 20, chiude 19esimo l'austriaco. Appena finisce il nostro collegamento in diretta ad Ostersund ci sarà il team sprint da Düsseldorf per lo sci di fondo. Direi che non c'è molto altro da segnalare. Bene anche Lindstrom, nonostante i tre errori è nei 15 con pettorale 22. È arrivato anche credo Dominic Windisch che è 41esimo. Noi però siamo in conclusione, ci sentiamo intorno alle 17 per la gara femminile in differita. Un saluto da